Marta e Hannes oggi sono in viaggio lungo l'argine sinistro dell'Adige, nei pressi di Rabla, in direzione di Naturno. Dopo poche centinaia di metri, un insolito richiamo visivo li induce a fermarsi e ad alzare gli occhi al cielo. Sito della tecnica Macchine del Grano. Lì, appese a funi d'acciaio, si possono vedere macchine agricole storiche che ricordano tempi andati, quando ancora i trattori erano alla portata di pochi e in agricoltura il lavoro era svolto solo a forza di muscoli, da uomini e animali. Sfalcio, anno 1939. La falciatrice Laverda, trainata da una coppia di cavalli, lavorava 4 ettari al giorno, prestazione equivalente a quella di 10 falciatori. Sepp Martin, agricoltore di Lagundo, ha immortalato con la sua cinepresa a passo ridotto queste scene di routine contadina negli anni precedenti le opzioni. C'erano già macchine non solo per falciare, ma anche per voltare il fieno, come questa, costruita nel 1903 da Julius Kienz nella sua officina di Kufstein. 6 forche erano mosse tramite ingranaggi, catena di trazione e biella. L'originale proviene dalla collezione espositiva del Mauerhof di Rabla. Nel 2008 le macchine sono state restaurate a regola d'arte dall'officina meccanica Troyer di Lagundo. Ho provato piacere a vedere l'amore con cui le macchine venivano realizzate all'epoca. Tutti i piccoli pezzi venivano fusi e ribaditi, non c'era praticamente saldatura. Tutto era pensato in modo da poter essere realizzato con pochi mezzi. Dopo il voltafieno per l'esposizione a cielo aperto, alla Troyer di Lagundo sono stati anche restaurati la falciatrice storica e l'andanatore o raccoglifieno, realizzato in Austria nel 1903. L'azienda doveva il suo buon nome soprattutto al nipote del fondatore dell'officina, Hans Troyer. Questi trasformò la vecchia bottega di Fabbro Carraio in una moderna fonderia. Negli anni 30 acquisì la rappresentanza degli autocarri fuoristrada OM e dopo la Seconda Guerra Mondiale, su iniziativa di Carl Zweck di Lana, si occupò della trasformazione di veicoli militari in disuso a scopo agricolo. Da giacenze della Wehrmacht, in un primo tempo si costruirono pochi esemplari di macchine da traino e trasporto. Dal 1950 seguì la produzione in serie di un veicolo motorizzato a 3 ruote omologato di marca Troyer, adatto in particolare per impieghi in agricoltura. Il veicolo, con motore Volkswagen, ebbe un grosso successo, tant'è che ne esistono ancora alcuni esemplari in uso. Sì, c'è qualcuno che ancora lo impiega, più che altro i piccoli coltivatori che non si possono permettere un trattore ausiliario con nebulizzatore. Questi lo usano ancora per irrorare gli alberi. Il veicolo a 3 ruote aveva un motore Volkswagen con una puleggia supplementare per azionare la pompa. Hans Troyer batté vie nuove anche con la costruzione delle sue pompe ad alta pressione.
avevano una portata di 350 litri al minuto ed erano protette da vari brevetti. Per lungo tempo in frutticoltura si è andati invano alla ricerca di efficaci misure antigelo. L'uso di bruciare cumuli di scarti per produrre fumo in primavera si era dimostrato poco utile. I sistemi antigelo sono sempre stati una croce per i contadini. C'erano ventilatori che convogliavano aria calda verso il basso, anche stufe per proteggere l'albero con aria temperata. E poi a papà è venuta l'idea di passare con una stufa mobile su ruote tra i filari. La chiamò Thermocar. Era una stufa a olio pesante. Gli enormi costi di esercizio decretarono la precoce fine della stufa mobile, sostituita successivamente dagli impianti antibrina a pioggia. Gli irroratori a pioggia Troyer erano considerati affidabili e di facile manutenzione e l'irrorazione antibrina dimostrò in breve d'essere il mezzo più efficace per evitare i danni provocati dalle gelate durante la fioritura. Già poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'ingegnoso imprenditore aveva riconosciuto la crescente importanza degli impianti di risalita. Nel 1947 costruì la prima seggiovia d'Italia sul Monte San Giuseppe presso Lagundo. Seguirono poi altri impianti a fune in tutto l'Alto Adige. All'inizio degli anni 60, la Troyer di Lagundo, con i suoi 150 addetti, era considerata una delle aziende altoatesine di punta in campo funiviario. Quando Troyer nel 1979 presentò alla Fiera degli Inventori di Ginevra un'innovativa funivia automovente, vide premiato il suo brevetto come migliore invenzione straniera. Avrebbe consentito di fare a meno del personale della stazione a valle e a monte. Problemi hatten wir in erster Linie. Avevamo soprattutto problemi col peso. Avremmo dovuto investire molto denaro per ridurre il peso, come nella costruzione degli aerei. Abbiamo anche pensato di collegare con impianti a fune i masi isolati. Ma con la costruzione delle strade, i contadini non ebbero più bisogno di funivie. Il declino dell'azienda ebbe inizio nel 1980, dopo l'attentato alla funivia di Picco e Vigna, fino ad oggi non chiarito. Le azioni della società Merano 2000 si svalutarono in modo pesante. Hans Troyer e svariati piccoli investitori persero il proprio capitale. Nell'attuale piccola azienda si fanno nuovamente lavori da fabbro e si riparano macchine. Thank you.